Gesù aprì il rotolo del profeta Isaia e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Il Padre ha mandato Gesù nel mondo e Gesù è venuto per dirci il Padre chi è e ci ha detto che Dio è amore. L'unica verità nostra dei cristiani è questa: sapere di essere figli di un Dio che è l'amore. E Gesù, partendo da questo brano di Isaia che legge a Nazareth, dice che Lui è il consacrato ed è stato mandato ai poveri. Questo annuncio viene fatto ai poveri di cose materiali, ma a coloro che sanno di appartenere a Dio, di dipendere da Dio. Il povero è una persona che sa che tutto è un dono, tutto è grazia. Viene Gesù a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, la libertà a coloro che non ce l'hanno. Questa è una cosa stupenda, perché in fondo ognuno di noi è un prigioniero, è un povero ed è un cieco.